Noi in provincia di Agrigento abbiamo avuto una brillante percentuale alle scorse elezioni europee ed è stata la migliore percentuale rispetto a tutte le altre province d'Italia. Lavoreremo nelle prossime settimane e faremo le scelte entro febbraio. Un nome, si parla di un'alleanza con Firetto, di un probabile accordo con l'onorevole Firetto. Non faccio nomi, abbiamo stima e considerazione numerose delle personalità in campo, in primo luogo dell'onorevole Firetto, con il quale sicuramente ci sarà modo anche di vederci e di parlare, ma non abbiamo fatto ancora, non abbiamo assunto nessuna decisione. Entro febbraio prenderemo le nostre decisioni, sperando, perché questo è l'obiettivo, di ricostituire un'area di centrodestra anche nella città di Agrigento, anche in provincia di Agrigento, se sarà possibile. Se fossero possibili le primarie, noi saremmo disponibili a fare le primarie, ma questo lo vedremo nelle prossime settimane. Il governo nazionale ha un'alleanza con il PD che non riflette quella siciliana, tantomeno quella agrigentina. Come mai? Noi collaboriamo provvisoriamente e temporaneamente con il Partito Democratico perché l'emergenza di questa legislatura, nel corso della quale non c'era stato un vincitore delle elezioni, ha fatto sì che noi salvassimo l'Italia dal rischio che, facendo precipitare tutto lo scorso anno, questo paese finisse nelle mani di Grillo, che avrebbe serenamente potuto dire: ci hanno provato tutti a governare la destra, il centro, la sinistra, centrodestra, centrosinistra, non ce l'hanno fatta, adesso arrivo io. Quindi il modello delle amministrazioni locali noi non crediamo che debba replicare quello del governo nazionale, perché quello del governo nazionale è nato in una logica di eccezionalità e di emergenza che si concluderà nel 2018 con questa legislatura. La nostra prospettiva politica per il futuro rimane quella di costruire un'area moderata, un'area alternativa alla sinistra, un'area popolare che possa competere con il Partito Democratico per il futuro. Annuncia l'attivazione di una segreteria politica, questo testimonia la volontà di essere più presenti nella città che nella sua città. Sì, abbiamo aperto la nuova sede provinciale del nuovo centrodestra e questo è un segnale di ulteriore presenza sul territorio. Del resto, con i nostri esponenti nelle istituzioni siamo sempre stati presenti, con i nostri consiglieri comunali, con i nostri amministratori provinciali finché la provincia non è stata sciolta, siamo stati presenti con i nostri componenti all'Assemblea regionale siciliana, con i nostri membri al Parlamento nazionale e anche a quello europeo. Quindi sempre una presenza costante al servizio di questa terra alla quale noi abbiamo dato tutto ciò che potevamo dare in termini di affetto e anche di riscontri concreti. Poi le condizioni sono difficili per tutti, ma abbiamo obiettivi concreti, a cominciare dalla città di Agrigento. Io credo che tre obiettivi debba avere la prossima amministrazione comunale, partendo dalla priorità vera che è il lavoro. È inutile girarci attorno perché le altre sono priorità secondarie, qui la vera priorità è il lavoro. Allora, i tre obiettivi che noi perseguiremo sono una grande progettazione e realizzazione per il porto turistico di San Leone, una riqualificazione dell'area di Villa Seta e di tutta la zona sportiva di Villa Seta, e l'altro obiettivo che noi abbiamo è non fare morire il consorzio universitario di Agrigento e trasformarlo in un grande polo che dal punto di vista trasversale, cioè non di una sola materia, si occupi delle migrazioni come luogo di eccellenza, facendo sì che questo tema, che ha dato tante trepidazioni e anche tante preoccupazioni agli agrigentini, possa diventare anche leva di sviluppo culturale. Perché detto trasversalmente? Perché se si parla di migrazioni si parla di politica estera, si parla di diritto, si parla di sanità, si parla di una serie di materie che possono rappresentare una eccellenza da quel profilo, e il luogo agrigentino, Agrigento Lampedusa, non è un luogo che può subire competizioni da parte di nessun altro posto d'Italia, proprio per la nostra collocazione geografica. E dal punto di vista infrastrutturale noi dobbiamo ormai puntare al completamento della 640 e a mettere in stabilità una serie di arterie viarie che hanno dimostrato una grave cedevolezza.